Presentata oggi, 19 giugno, nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, la quinta edizione del Festival delle Colline Mediterranee. Alla conferenza stampa guidata dal direttore artistico del Festival, Edoardo Scotti, erano presenti tra gli altri il sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli, Sua Eccellenza Monsignore Don Alfonso Raimo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Salerno, Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, e Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. La manifestazione, promossa dall'Associazione Culturale Dopro, con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Confindustria Salerno e il Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione dell'Università di Salerno, si svolgerà, come da tradizione, nella suggestiva cornice dell'anfiteatro della Tenuta dei Normanni, in località Giovi Bottiglieri, dal 17 luglio al 2 agosto, dove, si legge scorrendo il programma, si alterneranno 6 appuntamenti tra dibattiti su temi di grande attualità con ospiti di eccezione ed eventi culturali e musicali. Come sempre sarà un giornale che diventa talk e spettacolo. Avremo due momenti importanti di talk con il cardinale Zuppi, quello che abbiamo definito l'inviato prestigioso, autorevole del Papa nel mondo per la pace, quello che conduce le grandi missioni a Gaza così come a Kiev, per cui sarà un lunedì 22 luglio di incontro con i giovani, poi ci sarà il procuratore Gratteri che verrà a parlare di mafia e 'ndrangheta, poi naturalmente tanto spettacolo, da una serata dedicata interamente a Fabrizio De André, grazie al Conservatorio Martucci che ci proporrà il vincitore del premio De André, a una serata dedicata alle grandi colonne sonore di Ennio Morricone con Nello Salza, che sarebbe la tromba, colui che ha suonato per anni la tromba di Ennio Morricone. Tengo molto anche alla serata dedicata ai Beatles, una serata che avrebbe dovuto presentare Ernesto Assante, non sarà così, ma con altrettanto prestigio, pensando sempre al nostro caro Ernesto che ci ha lasciato, provvederà Carlo Massarini con i Beatbox per una serata dedicata alle grandi musiche dei Beatles. Concluderemo con la consueta festa dell'estate, con tutti i DJ di RDS che verranno a intrattenere i nostri ragazzi. Spettacolo, riflessione e tanto divertimento. Ed ora parte l'atteso Festival delle Colline. Edoardo Scotti è un animatore instancabile e ancora una volta noi dobbiamo rendere grazie alla famiglia D'Amato, a Maria D'Amato, per la messa a disposizione della Tenuta dei Normanni, che è un luogo del cuore. Quindi si avvicenderanno sul palco del festival nomi importanti, iniziative di grande momento, nella frescura della sera, e quindi anche questo rende addirittura più gradevole l'ascolto dei conferenzieri. È un momento culturale importante e mi auguro che i cittadini possano apprezzare questo ulteriore sforzo della famiglia D'Amato, di Edoardo Scotti e per quanto di nostra competenza, per il tentativo che stiamo mettendo in essere di una città che discute, che dibatte e che si informa.